Dice San Paolo che Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza della predicazione. Ma se noi andiamo a vedere dove San Paolo, dove si ha raccolto queste parole di San Paolo, è una lettera che sta scritta in greco. Quando si legge in greco non dice la parola predicazione, sino dice la parola kerygma. Se sarebbe Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza del kerygma. Normalmente si traduce nella Bibbia di Gerusalemme o la Bibbia della CEI per predicazione, che è una parola troppo tecnica. Dice anche San Paolo: guai a me se non annunziasse il Vangelo, se non annunziasse il kerygma. Allora, che cosa è questa parola kerygma? Significa la parola kerygma annunzio, buona notizia. O sea, Dio ha voluto salvare il mondo attraverso de una notizia. Che notizia? Io ho venuto qui oggi non solamente perché per una cortesia che mi avete invitato, se no sinceramente perché se è vero che la salvezza nostra dipende dell'annunzio del kerygma, se io vi porto questo kerygma vi porto la salvezza. Adesso. Adesso. Se è vero che questo che dice San Paolo è certo, qui mi guardano i preti con un poco di così di sfiducia, dicendo che dice questo. No. Nella seconda epistola ai Corinzi anche San Paolo dice che Cristo è morto per tutti. E perché cosa è morto? È morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi. O sea, che secondo l'antropologia, antropos, il concetto che ha San Paolo dell'uomo, secondo questo testo, Cristo è morto perché l'uomo non viva più per se stesso, ma viva per colui che è morto e risorto per lui. Io sono un pittore, sono un laico, sono un spagnolo e parlo un pochino così a pennellate, sperando che di tipo impressionistico. Come se vedete un quadro di un pittore impressionista, a molte così pennellate, molto forti, ma si ti avvicini, si ti ritiri, diciamo così che si vede, tutto si organizza più armonicamente. E spero che le cose che io possa dirvi così, lo Spirito Santo vi le possa unificare internamente. Parto di questa frase: Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza di questo annunzio. Salva il mondo la notizia. Che notizia si salva adesso? La parola adesso. Anche San Paolo dice, ecco, è adesso il momento favorevole. È adesso il giorno della salvezza. Siamo come ambasciatori di Dio per dirvi riconciliatevi con Dio. Conoscete questo testo? Vi lo leggo un momento. È importantissimo. Perché io vorrei farvi capire l'adesso. Dice San Paolo, della seconda epistola ai Corinzi, fratelli, l'amore di Cristo ci urge. Al pensare che se uno è morto per tutti, tutti pertanto sono morti. Ed è morto per tutti perché già non vivano per sé quelli che vivano, sino che vivano per colui che è morto e risorto per loro. Così che ora in avanti già non conosciamo a nessuno secondo la carne. E se abbiamo conosciuto a Cristo secondo la carne, già non lo conosciamo così. Portanto chi sta in Cristo è una nuova creazione, è passato l'antico, sono apparse cose nuove,
E tutto proviene da Dio che ci ha riconciliato con sé per Cristo e ci ha confidato il ministero della riconciliazione. Perché in Cristo stava Dio riconciliando al mondo con sé, tenendo conto delle trasgressioni degli uomini, sino ponendo in noi le parole della riconciliazione. Siamo allora ambasciatori di Cristo, come se Dio stesso vi esortasse per mezzo nostro. In nome di Cristo vi supplichiamo, riconciliatevi con Dio. A chi non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha fatto peccato per noi, perché potessimo essere giustizia di Dio in Lui. E come cooperatori che siamo, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, poiché ha detto Lui, nel tempo favorevole ti ha ascoltato, nel giorno di salvezza ti ho aiutato. Ecco, ora è il momento favorevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Parola di Dio. È molto importante questo ora, ora, perché ogni predicazione, ogni annunzio che si fa nella Chiesa, c'è un'ora. Di questo si può vedere nel Sermone della Montagna, che nel fondo i Vangeli sono stati scritti nei primi secoli, nei primi anni, quando la Chiesa sta in evangelizzazione, c'è ancora queste vestigia di ora. Dice nel Sermone della Montagna di Luca, guai a quelli che ora ridete. Guai a quelli che ora siete sazi, cioè che quando annunziano c'è il momento della salvezza, nel momento dell'annunzio. Perché? Per capire questa cosa adesso, dell'annunzio. Perché ora è il momento della salvezza? Adesso. Cosa curiosissima. Adesso. Forse alcuni di voi avete venuto qua, o questi fratelli che sono qui, e non pensano che adesso le arriva la salvezza. Adesso. Una sorpresa. Adesso. Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza dell'annunzio, di una notizia. Che notizia? Allora, per capire bene, per preparare questa notizia, io ho detto un altro passo di San Paolo in questa epistola ai Corinzi, che dice che Cristo è morto per tutti, perché gli uomini non vivano più per se stessi. O sea che secondo San Paolo gli uomini sono come condannati a vivere tutto per se stesso. Che significa vivere? E perché vivere per se stesso è una cosa così cattiva, così terribile, che Cristo ha dovuto morire per salvarsi di questa condizione? Ma tutti viviamo per noi stessi. In tutto cerchiamo la nostra felicità, per questo i ragazzi vanno all'università, hanno una fidanzata e studiano. Tutti viviamo per noi. Diceva il Talmud, se tu non sei per te, chi sarà per te? Tutti siamo per noi, in un certo senso. Cristo è morto perché l'uomo non viva più per se stesso. Voi capite questo testo? Vivere per sé. E perché l'uomo vive per sé? Dice un teologo ortodosso, Oliver Clemens, che il peccato originale dentro di noi, della carne, ci obbliga a offrirci tutto a noi stessi. E dice San Paolo nell'Epistola ai Romani, capitolo 7, che noi non facciamo quello che vogliamo. Dice che conosco con la mia mente, con il mio uomo interno la verità, ma scopro dentro di me un'altra legge che mi obbliga a fare quello che non voglio fare. Allora dice, se faccio quello che non voglio, allora non sono io che lo fa. Chi lo fa? E dice, lo fa il peccato che abita nella mia carne. E che cos'è questo peccato che abita nella mia carne? Lo sappiamo tutti. Si chiama, la Chiesa dice, il peccato originale. L'uomo, siamo tutti nati con questo peccato originale. Che significa il peccato originale? Pues dice che il demonio ha ingannato l'uomo e l'invita l'uomo a tagliare con Dio e a vivere lui da se stesso la vita. Vivere per sé, essendo lui Dio di se stesso. Di forma che quasi tutti gli uomini della nostra società oggi vivono così, facendo la sua volontà. Vivono il mondo desde una cosmogonia, cosmos, desde un axis, e questo cosmogonia ha un axis,
che è la mia felicità. Ogni uomo cerca nella vita la sua propria felicità, vero? Quando il demonio le dice a Eva, le dice, com'è che Dio non vi permette mangiare di nessun albero del paradiso? Sapete che il demonio ha lasciato subitamente un veleno in questa frase. Guardate lo che dice, non mangiare di nessun albero. E dice Eva, no, possiamo mangiare tutti gli alberi, solamente di uno no. Però già il demonio l'ha lasciato un veleno, che se nel fondo c'è una proibizione, è come se avesse tutte le proibizioni, sei schiavo. Ha lasciato lì un veleno. Dice, e ha detto Dio, di questo non mangerai perché morirai. E dice il demonio a Eva, ti dico una cosa, noi diciamo nella chiave ermeneutica che diamo nel cammino, Eva sei tu. Eva sono io. Gli ha detto il demonio, guarda che non è vero che morirai, e che Dio sa molto bene che il giorno che tu mangi farai un'esperienza del male da te stessa. Conoscerai il male, adesso conosci il bene, conoscerai il male, non avrai bisogno che nessuno ti insegni nulla. Tu stesso sarai Dio di te stesso, conoscendo il bene e il male, sarai come Dio. E vedendo Eva questo di fare esperienza, decidere da te, di non essere come un infantile che deve obbedire a quello che ti dicono, vedendo che era bello questo, ha mangiato e diede da mangiare a suo marito. Ma noi sappiamo, fratelli, che quelle conseguenze, le conseguenze del peccato, Dio ha detto morirai. Il demonio ha detto una menzogna, lui è il padre della menzogna primordiale, non è vero che morirai, ma la verità è questa, che dopo l'uomo sperimenta la morte. Perché? Che morte sperimenta la morte? Che tipo di morte? Una cosa che c'è un teologo danese, Kierkegaard, chiama la morte ontica, la morte dell'essere, delle radici del nostro essere persona. Perché l'essere persona, la radice della parola persona, è la stessa radice che personaggio del teatro. Quando una persona nel teatro le dicono tu farai di principe o tu farai di cavaliere, le danno un ruolo, personaggio. Cioè, lo che si fa persona è che qualcuno ci dà l'essere, esistiamo per qualcuno che ci ama. Ma se il demonio ci ha detto che Dio non esiste, che Dio è un geloso e che Dio è un mostro e ci invita a tagliare con Dio e a essere noi Dio di noi stessi, succede che il nostro profondo essere persona viene morto. Perché adesso chi sono io? Chi mi ha creato? Che ruolo ho nella vita? Qual è il senso della mia esistenza? Le radici più profonde del mio essere persona vengono morte. Per questo dice Cristo, lascia che i morti sepeliscano i loro morti, tu vieni con me a annunciare il regno. Allora, questo è un aspetto, una pennellata. Un'altra pennellata che dice che tutti gli uomini sono come condannati a vivere per se stessi. Per la causa del peccato originale l'uomo tiene dentro, come è Dio di se stesso, vorrebbe che il mondo fosse come lui crede, perché lui è Dio. Vorrebbe che la famiglia, che i suoi figli lo vedivano, che nel lavoro le pagassero, che la società, che la politica, eccetera, tutto lo vive in una cosmogonia che è il suo, la felicità di se stesso. Ed sperimenta costantemente che non è così, che né i figli sono come lui vuole, né la moglie come lui vuole, né il marito, né la politica, né niente. Lo quale vive la vita con una difficoltà profonda. Però è questa la causa ancora di vivere per se stesso. Ma perché l'uomo è così, vivere per se stesso è così duro, è così difficile, è così grave, che Cristo ha dovuto liberarsi di questo? Vi pongo un'altra pennellata. Vi do un'altra pennellata. Notizia, un uomo in Palma de Mallorca, tiene 3 figli, è un industriale, ha una barca, la terza moglie, ha un figlio che sta studiando a New York con 22 anni, una figlia in Inghilterra e io, l'ultimo figlio tiene 13 anni che vive con lui e con la terza moglie che è molto carina. Ha stato cenando con gli amici, a Ragosta, tranquillamente, molto bene, alla mattina si è buttato del 10° piano. Lei sa perché?
Sapete perché? Sapete perché si è buttato dal terzo piano? Perché si è suicidato in Giappone l'anno scorso, 49.000 suicidi. E nel mondo intero, quanti suicidi sono in Italia? Non dicono nulla. I psicologi dicono non dire la quantità di suicidi, suicidi, suicidi. Sapete voi perché questo uomo si è suicidato? No, vi lo dico io. Perché l'ha detto, o l'ha lasciato scritto. Questo è un uomo intelligente. Ancora 15 minuti. Questo è un uomo molto intelligente. Bene, si è suicidato perché sono circa di 5 anni che lui non ama più nessuno. Anche se sta sposato, non ama la moglie, non la ama. I figli importano niente. Sta con gli amici, va a cenare con loro, va con la barca. Ma perché per lui è così sofferente non amare? Perché? A questo, non so quanti voi qui amate, perché il peccato che abita nella nostra carne ci obbliga a amare noi stessi, a usare tutto, la bellezza della donna, il sesso, le donne degli altri, il lavoro, la politica, per noi stessi, ma ci impedisce donarci. Ma noi siamo stati creati immagini di Dio, c'è in noi l'immagine divina, c'è in noi l'eco del vero amore, della verità. E dice San Paolo che conosciamo la verità, noi sappiamo che la verità è amare, donarci, ma sperimentiamo costantemente che anche se mi metto in politica, che anche se mi faccio servizi sociali, vado in Africa, costantemente mi ritrovo a essere un egoista di me stesso, a strumentalizzare tutto, e questo mi lascia un sapore amaro, una insoddisfazione profonda, fino al punto che arriva un momento che mi rendo conto che la mia vita non può essere così. Non voglio continuare, se sono molto superbo mi butto per la finestra. Perché la mia vita non ha contenuto vero, non è profondamente vera. E che cos'è lo profondamente vero? Ecco, e adesso vi annuncio un poco il kerigma. Lo profondamente vero è questo. 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 Noi annunziamo ai giovani, ossia che se state seguendo il mio discorso, che sto dicendo? Che voglio dire? Che la sofferenza più profonda dell'uomo è una sola, che non riesce a amare, sa che l'amore è la verità, San Paolo Epistola ai Romani numero 7. Ma sperimenta un'altra legge nel suo corpo, nelle sue membra, che volendo far del bene, si ritrova costantemente con il male, che non vorrebbe fare. Ascoltate, no, ascoltatemi, no, non battete le mani. Che non vorrebbe fare. E dice San Paolo, chi mi libererà di questo corpo che mi porta alla morte? E continua nel capitolo 8, grazie siano date a Gesù Cristo. Allora sì, è il peccato che abita dentro di me. E che cos'è il peccato? Che cos'è? Il sesso? No, no. Il peccato è che l'uomo è lui Dio di se stesso. E vuole delle altre la pleitesia, l'adorazione, l'amore. E si ritrova costantemente, non sa che le succede. Si trova in una situazione esistenziale, sto parlando di esistenza, concreta, di sofferenza, di insoddisfazione profonda. Ma c'è dentro di lui un eco del paradiso che dice che la sua vita dovrebbe essere piena, che la vita solamente si vive una volta, che dovrebbe donarsi pienamente. Ah, chi mi libererà di questo corpo? Chi romperà le mie catene all'egoismo? È andato a letto con la moglie di mio amico, per esempio, in tutto mento, rubo nel lavoro, sono anche ipocrita con i miei figli o con gli altri. Ma che mi succede? Perché la vita deve essere così? No, noi vi annunziamo una buona notizia, una notizia grandissima. Allora, Dio ha inviato Cristo al mondo, a suo figlio, per che cosa? Per distruggere il peccato della carne.
per togliere dalla carne dell'uomo questo principio d'egoismo integrale, per donare all'uomo la possibilità di amare così, così, amare così, amare come quel Cristo, amare così. Questa è l'immagine della libertà, della verità. Amare, amatevi come io vi ho amato. Cristo ci ha amato fino alla morte quando eravamo malvagi, nemici. Amatevi così, perché questo amore, e questa è la notizia che devo darvi a voi, che credete voi che la conoscete, tutti la conosciamo, e nonostante ogni volta che si annuncia, questo sacerdote che mi ascolta la sua fede aumenta. Poi mi ha colto una volta che abbiamo andato a un parroco a annunciare il Kerim e dice: ma che vedete a denunziarmi a me? Andate ai pagani ad annunziarsi, io me la so questa notizia. Povero parroco, non ha capito ancora che cosa sia l'annunzio del Vangelo. Non ha capito niente. Ogni volta che si annuncia la salvezza, si realizza, si attua, si attua. Se io non credesse che ogni volta che si annuncia la notizia, il Vangelo, il carigma, si attua, non sarebbe qua. Non ho tempo per stare qui. Non ho tempo per fare nessun meeting, né nessun show. Sinceramente. Ni me paga nessuno, ni niente. Vengo qui, sinceramente, anche per cortesia a Salvatore, a voi, ma vengo qui proprio per questo. Perché so che le mie parole di adesso portano la salvezza. No, io non do la salvezza a nessuno. È Cristo che la dona. E lo vi voglio spiegare perché. Se attua adesso, ecco il momento favorevole. Ecco adesso il momento della salvezza. Perché? Quando gli apostoli stavano in Pentecoste, nel Cenacolo, erano tutti ebrei. Stanno celebrando, come ben sapete, voi siete pentecostali, il momento dello Spirito, stavano celebrando la festa della Pentecoste. Cioè, gli ebrei celebrano l'aver ricevuto nell'alleanza nel Monte Sinai la Torah e fanno una celebrazione tutta la notte. Noi siamo stati in Gerusalemme, in Pentecoste, abbiamo visto le sinagoghe illuminate, molte che ascoltavano la scrittura, eccetera. Ma sapete che nella Pentecoste, mentre stavano gli apostoli radunati celebrando come ebrei la festa della Torah, accade un evento, un grande rumore irrompe nella stanza, che fa tremare tutta la stanza, un rombo, e di pronto appaiono come delle lingue di fuoco, perché dicevano gli ebrei che nel monte Sinai vedono come una lingua di fuoco cadevano sulla pietra, e Dio stesso con il suo dito di fuoco che ha fatto le 10 parole, per questo dicono che le parole ebraiche sembrano le lettere come lingue di fuoco. Daniel profeta aveva, Ezechiele aveva profetato che quando arrivasse il Messia, metterebbe Dio stesso lo spirito dentro dell'uomo. Darebbe questa Torah, non sarebbe fuori nella pietra. Toglierei quel cuore di pietra e darei un cuore di carne. E sapete che nella Pentecoste arriva lo Spirito Santo, e che appare come lingue di fuoco sugli apostoli, e questo Spirito Santo rende una testimonianza. Dice che questo uomo che hanno crocifisso fuori dalla città e che l'hanno visto lì e che dopo se le è apparso perché ha intentato convincerli di che era risorto e non hanno capito ancora niente, perché avevano capito molto poco, perché fuori nella carne è difficile capire un risorto, un fantasma, non hanno capito niente. Lo Spirito Santo dice che costui era Dio stesso. Ascoltatemi questo. Fermatevi un momento, quelli che vi muovete. Guardate che questo dipende dalla nostra salvezza di questo. Un ebreo non potrebbe mai pensare che Dio, un ebreo riconosce che Cristo potrebbe essere il Messia, però che sia Dio è una bestemmia. Infatti non avrebbe potuto dire mai se lo Spirito Santo non avesse reso testimonianza al loro spirito. Dice San Paolo che lo spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio.
e che gemi, con gemi ti diciamo Abba, papà. Allora quando gli apostoli hanno capito che costui era Dio stesso, solamente c'è un Dio, non ci sono tre dei, un solo Dio, creatore dell'universo, che ha preso carne umana della Vergine Maria e che è nato in Betlemme, e questo uomo, Cristo, è Dio stesso, che ha morto per i nostri peccati. È morto per che cosa? Ha pagato per tutti i nostri peccati. Per che cosa? Per togliere della carne dell'uomo il peccato di essere lui Dio di se stesso. E distruggendo il peccato, ossia, Cristo muore per noi, ma dice che è stato risorto per la nostra giustificazione. Risuscitato. Sì, Cristo si è offerto per ogni uomo. Ha morto per ogni uomo. La sua risurrezione è la giustificazione per ogni uomo. Ogni uomo della terra può ricevere gratis, gratuitamente, la vita immortale, la vita eterna. Perché Cristo non muore più. E ha morto e risorto per ogni uomo. Ha salito al cielo e siede alla destra del Padre e lì intercede per tutti noi. E dice l'epistola agli ebrei che Cristo è immagine della sostanza divina. Sostanza è una parola filosofica difficile da capire. Sostanza. Perché a Dio non l'ha visto mai nessuno. Che cos'è Dio? Cristo ce l'ha rivelato, la sostanza, l'entità, il contenuto più... Che cos'è Dio? Che cosa è? Cristo. E questo che cosa è? Un pupazzo di bronzo? Che cos'è questo? Che cosa è? Se io dico che questa immagine, questo pupazzetto di bronzo, è una immagine, un'impronta, come un'impronta di un sigillo nella cera. E che cosa vedi tu qui? In queste immagini, che cosa ti può far capire che la sostanza divina, che cosa è? Pues questa immagine è che Dio, è amore a te, totale. Anche se sei suo nemico, è l'amore al nemico. Anche se sei un mascalzone, un assassino, un pedofilo, un infedele, un adultero, una canaglia, un ipocrita, non importa, Dio ti ha mostrato in Cristo che ti ama tanto, 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 che vorrebbe essere adesso in te, uno, ascoltami bene, in te, uno, dice Padre, dice Cristo nel sermone della cena, tu in me e io in loro, tu in me uno, Padre Cristo, uno nello Spirito Santo, tu in me uno, e io in loro, perché siano perfettamente uno, e il mondo creda. Ossia che l'amore di Dio, e l'amore di Dio è tale in te, un'altra pennellata ti sto dando adesso. Dice San Paolo, non sapete che chi va a letto con una prostituta, se fa una carne sola con lui, e l'atto... La fornicazione per la scrittura, ogni uomo che ha letto con una donna, se fa una carne sola. E prenderei io le membra di Cristo, dice San Paolo, e lo farei membra di una prostituta? Ma questo lo dice per dire immediatamente un'altra cosa. Ma il che si unisce a Cristo se fa un solo spirito con Lui. Ossia che il cristiano ha una unità tale con Cristo... E questa unità, una carne sola, viene rappresentata nel sacramento del matrimonio. Uno. Bene. Uno. Ma il punto è questo. Io ho detto che ora è il momento della salvezza. Uno. Allora io domando a questo cappuccino, sei uno? È uno veramente in te adesso? Dice l'Apocalisse, guarda che sono la porta e busso. Sto amando al tuo cuore. Chi mi apra è il Padre e me scenderemo in Lui, entreremo dentro di Lui.
Allora l'essenza divina, la sostanza divina, essere uno in te. E tu non essere così sciocco di pensare che questo, che tu sei uno con Cristo. Non è vero. Non è vero. Per questo abbiamo tutti bisogno, i cristiani, di conversione ogni giorno. E la conversione non finisce mai. La conversione è come un fiume dinamico. Ma Cristo ci sta chiamando a sé, a essere perfettamente uno. Sono molte le barriere che ci separano di Cristo. Non si tratta di ascoltare solamente prediche o cose del genere. Allora, in questo momento che io te parlo, Cristo sta davanti al Padre presentando le sue piaghe gloriose per i tuoi peccati. Di quel negro quanti peccati ha? E questo bianco quanti peccati? E questo che mi ascolta? E quella signora che sta lì scrivendo? E quell'altro? Ossia, l'essenza divina, la sostanza divina è che Dio vorrebbe essere uno dentro di noi per poter darsi la possibilità di amare così. Perché solamente questo amore ci sazia. Perché questo amore è la verità. Se questo amore è Dio, questa è la unica verità. Non c'è politica. Non c'è niente nel mondo più grande che questo. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Cristo è Cristo crocifisso. Per questo ogni cristiano deve annunziare a Gesù Cristo. Ogni cristiano, ogni giorno, per la salvezza del mondo. Perché Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza della predicazione, del cherigma, del cherigma. Per questo quando noi, quando tu nel tuo negozio o nel tuo lavoro a un ragazzo le parli di Cristo, Cristo stesso sta nel cielo presentando le sue piaghe gloriose per quel ragazzo. Perché Cristo vorrebbe essere uno, ma non può essere uno se tu non annunzi a Gesù Cristo. Perché ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza del cherigma, non apparendo per le notte a questo ragazzo, non terrorizzando a un assassino, non dicendo a Hitler che va a fare una mostruosità, no, ha voluto salvare il mondo attraverso di che tu, povero uomo, annunzi a Gesù Cristo. Per questo, guai a me se non annunziassi il Vangelo. Io ho dovuto lasciare la pittura, non mi ho potuto sposare, ho dovuto fare lo che ho potuto, perché Cristo ci urge dentro, perché il mondo necessita una nuova evangelizzazione, necessita che si annunci Gesù Cristo. E non abbiamo paura, perché intanto che noi portiamo a Gesù Cristo, Cristo stesso del cielo si appoggia con il suo operare con noi. Dice il San Marco che Cristo, salendo dal cielo, cooperava con loro con segni e prodigi. Come noi vediamo costantemente che viene con noi a aiutarci, per questo mandiamo i fratelli del cammino senza borsa, senza bisaccia, per il mondo. Adesso abbiamo avuto 1000 sacerdoti che abbiamo mandato ai terremotati, senza propaganda, senza giornali, senza nulla. Hanno andato di tenda in tenda, in tutti i villaggi, senza borsa, annunziando ai fratelli questo cherigma. Per questo, fratelli, coraggio, che Cristo è risorto. Ha vinto la morte perché noi possiamo, per vivere dentro di noi e poter donarsi a noi la possibilità di non vivere più per noi stessi, ma vivere per colui che è morto e risorto per noi.